sulla 4 Torino-Milano ci sono code di 3 km per un incidente fra Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Sulle autostrade per un camion che si era incendiato, 3 km di coda fra Incisa Reggello e Firenze Sud ancora verso Bologna. Il mezzo è stato spostato in emergenza, si circola sulle due corsie disponibili, anche in direzione opposta si rallenta. Eccomi qui con il mio routino pronta per questo bellissimo viaggio che mi porterà dalla mia terra natale, il Lago d'Iseo, fino a San Pietro per assistere alla prima giornata mondiale paralimpica e soprattutto ad incontrare Papa Francesco. Bello muoversi in completa autonomia lungo il mio lago con il vento in faccia. Che meraviglia sentirsi liberi, un'emozione fantastica. A proposito di emozioni fantastiche, tra poco vado ad incontrare una persona che ha entusiasmato l'Italia intera. Vieni con me a vedere di chi si tratta. Un brindisi con la mia amica Martina Caironi che a Londra con la sua cavalcata nei 100 metri mi ha regalato delle emozioni indescrivibili. Detentrice del record del mondo nei 100 e 200 metri, campionessa mondiale e paralimpica. Ciao Martina. Ciao biondona del mio cuore. Martina, tu che sei stata alle Paralimpiadi, lo sai che la prima edizione dei giochi paralimpici moderni è stata fatta a Roma nel 1960? Sì, l'ho saputo, poi tra l'altro adesso al centenario del CONI ho anche conosciuto dei campioni olimpici proprio del 1960 a Roma e hanno descritto quello che è stato poi quell'Olimpiade, quella Paralimpiade. In particolare ho conosciuto Francesco De Piccoli che ha vinto l'oro nei pesi massimi di box e mi ha raccontato la sua esperienza e si vede che proprio è un uomo d'altri tempi, nel senso che lo sport vissuto negli anni 60 è sempre sport rispetto anche a quello che facciamo noi adesso, però i tempi erano diversi e quindi apprezzavano forse anche di più quello che era il percorso per arrivare poi alla medaglia. E tu Ricci, che sei sempre in giro con il tuo ruotino, non ti ferma più nessuno? No, ormai no. Ci puoi raggiungere a tutte le gare, ma vedo anche che vai sul lungo lago, insomma te la spassi e sono contenta perché magari un po' di anni fa questo non sarebbe stato possibile. E invece adesso... Il primo evento della giornata mondiale paralimpica sarà
sarà l'incontro con Papa Francesco presso l'Aula Nervi, che prende il nome dal suo architetto Pierluigi Nervi, che nel 1964 creò quest'aula su incarico di Paolo VI, originario di Concesio. Concesio è una cittadina vicino al lago di Iseo. Quella che vedete alle mie spalle è la residenza di Paolo VI, che fu il primo papa che utilizzò l'aereo per i suoi viaggi, che lo videro protagonista, tra l'altro, in Terra Santa, Stati Uniti, Turchia, Colombia e tanti altri posti ancora. Ma ora continuiamo anche noi il nostro viaggio. La prossima tappa sarà Correggio, una cittadina vicino a Reggio Emilia, dove l'autostrada del Brennero incontra quella del Sole. Lì incontreremo un amico che Papa Francesco lo ha conosciuto davvero.